Romolo Del Balzo, il nuovo presidente della Commissione Scuola, Diritto allo Studio, Formazione Professionale e Università del Consiglio regionale del Lazio, che va così a sostituire Olimpia Tarzia, dimessasi il 31 maggio dal suo incarico per protesta contro la mancata introduzione nella Regione Lazio del cosiddetto buono scuola, in favore delle famiglie. Si tratta di un contributo per le spese scolastiche sostenute durante l'anno, rivolto alle famiglie residenti nella Regione con figli che frequentano scuole elementari, medie, superiori statali o paritarie. Il 31 maggio mi è stata recapitata una lettera di dimissione del presidente Olimpia Tarzia, quindi ai sensi del regolamento il presidente del Consiglio regionale ha il compito di presiedere e indire le nuove elezioni all'interno della Commissione. Quindi da questa elezione è emerso una volontà chiara, 5 voti per il su 8 per il presidente Del Balzo, a cui auguro un lavoro proficuo e interessante per i lavori d'aula. Del Balzo ha subito sottolineato di volersi porre in continuità con il lavoro di Olimpia Tarzia, affrontando da subito i problemi relativi al buono scuola. Inizieremo subito un percorso anche con l'opposizione per portare avanti il programma di questa commissione. Sicuramente avremo un problema da affrontare immediatamente, quello che noi sappiamo tutti sul buono scuola, dove c'è stata una interruzione in commissione, una sospensione. Io prenderò l'impegno di continuare il lavoro che stava portando avanti la Presidente Tarzia, di discutere con l'opposizione e di riuscire a trovare un punto d'accordo per dare una risposta a una proposta di legge dove io penso che sia una proposta buona.